Scusami. Hai cose più importanti da fare. Non capisco. Spider-Man, grazie per essere venuto. Sto cercando mio nonno Earl. Diceva di avere un appuntamento qui, ma poi è scomparso. Puoi aiutarmi a trovarlo? Sai dove potrebbe essere? Ho solo questa foto. L'ha fissata tutta la mattina. Non mi è nuova. Sembra una mostra. Sembra sia stata scattata 60 anni fa, nello stesso periodo dell'anno. Lo troverò, non temere. Fa presto, per favore. Non è sempre lucido e non vorrei che si spaventasse, o peggio. Ci penso io, tranquilla. Il posto è questo, ma niente nonno. Vediamo, ha lasciato qualche traccia. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto alla vasca dei leoni marini. E quello? È un messaggio. Sì, è indirizzato proprio a lui. Ehi, non è allo zoo, ma ho trovato un messaggio indirizzato a lui che parla di un giardino botanico. I miei nonni adoravano passeggiare ai giardini botanici nel weekend. Deve essere lì per forza. Allora, un giardino dentro Prospect Park. So di averlo già visto. Questo inalatore è del nonno. Devo ridarglielo. Dovrei usare l'analizzatore di sostanze. Isolando il composto, posso generare una scia che mi condurrà dal nonno. Ok. Non ci siamo. Andata. Ehi, tuo nonno non era nemmeno al giardino. Però ho trovato il suo inalatore e a colpi di scienza ho ricavato una scia da seguire. Ti avviso non appena lo trovo. Oh no, sul serio? Sbrigati, ti prego. Gli serve quanto i suoi polmoni. Ultimamente sono piena di impegni. E in certi giorni occuparmi di lui mi sembra soltanto un obbligo. Ma il pensiero di perderlo. Voglio solo sedermi accanto a lui. Cos'ho che non va? Non essere severa con te stessa. Destreggiarsi tra responsabilità e vita quotidiana è tosta. Credimi, lo so. Facciamo tutti il possibile. Chiedo scusa. Nonno è in riva al lago. Gli terrò compagnia finché non arrivi. Davvero? Vengo subito. Non ti muovere. Ehi là, signore. Spider-Man? Qualunque sia l'accusa, sono innocente. Sua nipote mi ha chiesto di cercarla.
Mia nipote? Ah. Vabbè, dille che torno tra un minuto. Qui è dove ho chiesto a mia moglie di sposarmi. Proprio qui. Ah, sì? Sono curioso. Com'è che gliel'ha chiesto? Beh, prima siamo stati allo zoo. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse gli animali quanto lei. Oh, ero terrorizzato. Volevo chiederglielo dai suricati. Diceva che mi somigliano, ma avevo troppa paura. Non capivo più niente. Uscimmo dallo zoo per fare due passi e finimmo qui. Lei... Oh, oh. Dovevi vederla. Era perfetta, ma un po' goffa. Stava per cascare nello stagno di faccia. Sei mai stato innamorato? Sì. Sì, è successo. Oh, è bellissimo. Non c'è niente di meglio. Posso dirti una cosa, Spider-Man? Non mi resta molto. La cosa mi spaventa. Pensavo di essere pronto, ma nulla ti prepara. Niente. Ma sai, quando sono qui, sento che c'è anche lei. Mi sembra di rivivere la scena. Io, tutto sudato e nervoso, che la fisso negli occhi, e mi sento a casa. Ero agitatissimo quel giorno, Spider-Man. Stavo per rinunciare. Poi il tempo è volato. E ora non c'è più. Mi spiace. Hai detto che mia nipote mi cercava. Sì, torniamo da lei. Dovevo immaginare che fossi qui. Scusa se ti ho perso di vista. Oh, sono stato io ad allontanarmi, ma Spider-Man si è preso cura di me. Sai, gli ho parlato di tua nonna. Ah, sì? Lei adorava questo posto. Venivamo qui tutti i fine settimana per dar da mangiare. Ah, non ne dubito. Fuochi d'artificio! Senza licenza, scommetto. Devo ricordargli che a New York sono illegali. Wow! Mike! Mike! Respira ancora, ma... Lo porto in ospedale. Non dovevo fidarmi di quei razzi. Dici che se la caverà? Secondo me è solo svenuto. Ma farò in fretta, meglio non rischiare. Dove? Dove mi... Spider-Man! Va tutto bene. Ti sto portando in ospedale. E ho l'obbligo di puntualizzare che quei fuochi d'artificio sono vietati a New York. Non lo sapevamo! Erano per nostro fratello Lex. Mi amava tanto. Da quando ci ha lasciati ne lanciamo sempre qualcuno. Nel giorno del suo compleanno. Le mie condoglianze. Ora fai il bravo e lascia lavorare i professionisti. Grazie. Anzi, aspetta. Se quei fuochi non erano a norma, forse dovresti indagare su chi ce li ha venduti. Erano al molo qui a nord, in mezzo ai due ponti. Sì, ho presente il posto. Andrò a dare un'occhiata. Ehi, stanno visitando tuo fratello. Dice che dovrai fare visita a chi vi ha venduto i fuochi d'artificio. Quei tizi al molo. Buona idea, ma sii prudente. Ho visto che avevano delle armi da fuoco, roba grossa. Buona sapersi, grazie! Ehi, attento a quel barile! Se il carico salta in aria, addio grana! Vuoi fare soldi? Vai a controllare le armi e lasciami lavorare. Boom, ba-boom, ba-boom, ba-da-ba-boom.
Devo procurarmi uno di quegli smartwatch. Due tazze di polvere da sparo. Al diavolo, non faccio petardi per bambini. È Spider-Man! E là! Vorrei comprare degli esplosivi di bassa lega. Potete aiutarmi? Il radio! Chiamate i ragazzi! Dobbiamo proteggere il carico! L'artificio sono accesi. Presto al fiume. Cavolo, ne ha accese altre due. Un'ultima cassa. Che spettacolo. Tanti auguri, Lex. Sei stato tu? Mamma mia, spero che Mike li abbia visti dall'ospedale. Lex avrebbe apprezzato. Mi sono solo liberato della merce illecita. Statemi bene. A qualcuno serve aiuto con un progetto fotografico? Non so cosa possa farci Spider-Man, ma perché no? Ciao anche a te. Uffa, cercavo una posa naturale. Vorrei fare la giornalista. Documentare la città così com'è. Come questa foto di Peter Parker. È stata la sua prima foto in copertina all'epoca. Voglio farlo anch'io. Oh, wow. È incredibile che tu ce l'abbia. La prima copertina. Mi sembra di ricordare quando la scattò. Signor Jameson, sono Peter Parker. L'avevo chiamata per venderle delle foto. Sa, mio zio è appena venuto a mancare e l'ipoteca... Non voglio la tua autobiografia. Scusi? Sono seduto fuori dal Bugle, devo ancora finire il caffè. Se arrivi qui in tempo darò un occhio alle tue foto, ma ti avviso, bevo molto velocemente. Ma signore, sono in bici sulla Quinta, il traffico... Se ci tieni davvero, troverai il modo. Ma... Dimmi un po', sei un newyorkese o un turista rintronato? Un newyorkese? Allora se qualcuno ti blocca la strada, tu grida "Permesso!" E se qualcosa blocca te, fai il giro. Il problema un newyorkese trova sempre la strada. Sai perché ci vive tanta gente in questa città? Gli affitti bassi, il costo della vita? No... Questo desolato buco d'inferno è la più grande città mai creata! Oh no! Pesce! Basta campare scuse, datti una mossa! Che puzza! Oh no, un cantiere! Non posso... Occhi sul traguardo, Parker! Chiedo scusa, potrei passare? Sei un newyorkese, non chiedere il permesso, passa! Occhio idiota, la strada mi appartiene! Levati, idiota! Scusi, me ne vado! Parker, sei patetico! Comportati da uomo! Mostra gli attributi! Sì, signore! Attributi! Ci sono quasi! Taglierò da Washington Square Park! Un altro paio di sorsi e questo caffè è spacciato! Muovi le chiappe! Oh, si farà ammazzare!
Grazie. Non essere timido! Scusi! E smettila di scusarti! Scusi! Cioè... Guarda la strada! Ma ha detto... La strada! Cos'è, una rapina? Succede di continuo, Parker. Ma dove vivi? Sì, newyorkese. Siamo un milione in questa città, tesoro. Spidey non verrà. Ehi, falla finita! Hai detto qualcosa, Smilzo? Ehi, cosa sei? Un turista rintronato? Scherzavo! Ti hai detto, buffone? Ok, peggio per lui! Ti rompo le ossa, sfigatello! Ehi, bruttone! Sì, sotto il passamontagna sarai brutto! Me la pagherai! Più sono grossi, più... Ah, non che tu sia grasso! Non intendevo... Te la stacco, quella testolina! Ce l'ho fatta! E è stato divertente! Tutto ok? Sì, grazie al tuo intervento. Ti ringrazio. Se la sono presa anche con la mia bici. Oh, come ci arrivo in tempo al più? Oh, le foto! Tutte rovinate tranne una. A me servono i soldi. E a me serve il lavoro. Posso farcela anche a piedi. Devo. Fate strada! Sono un newyorkese! Fate largo, gente! Forza, forza! Ma dov'è? Signor Jameson, Peter Parker. Sei in ritardo. Ho con me qualcosa che vorrà pubblicare in prima pagina. Che fai? Te la tiri? Provo a sfoggiare un'adeguata sfacciataggine. Da newyorkese. Parker è uno schifo di foto. La luce è piatta, la composizione è terribile. E perché usi ancora la pellicola come un cavernicolo? E ti sanguina il naso. Ma sei fortunato, mi serve uno scatto dello Spider Strambo per il numero di domani. Complimenti, sei un nostro fotografo! Sul serio? Grazie mille! Non se ne pentirà! Tutto bene? Saranno 5 minuti che continui a fissarla. Sì, sì. Puoi aiutarmi a incontrare questo Peter Parker? Non ispirarti alla sua carriera, pensa alla tua. Ma posso dirti che lui ha imparato a seguire i suoi sogni. E se una strada si rivelava un vicolo, ne cercava un'altra. Ok, troverò un'altra strada. Dammi una posa dinamica da portare al Bugle. Oh, beh, volentieri. Così? Sì, quando salti gira a sinistra e ti prendo di profilo. Sì, sì, capito. Ok, al mio via. Salto! Vai, Spidey! Alla prossima! Tremate, tacchini! Newyorkese in arrivo! Howard ha bisogno di me. Spero che lui e PG stiano bene.
Spider-Man. Ehi, Howard. Ehi, Pidgey. Come ve la passate? Oh, ce la caviamo. Ci faresti compagnia? Certo. Di cosa hai bisogno? A volte me ne sto seduto qui a contemplare. Arriva un traghetto. Lo vedi? Sì, tu e Pidgey volete imbarcarvi? Io passo, mi sa. Aspetterò il prossimo. Adoravo il traghetto. Mi sembrava di salpare per un'avventura. Howard? La vedi quella barca gialla con il fondo nero? È un bel modo di viaggiare. È uno zuccherino. Mi piacerebbe davvero portare a spasso quell'ape. Ehi, Howard. Attraversarci tutto il fiume fino ai tre pilastri. L'antica città celata tra le nuvole. Eh? Tre pilastri? Sì, sulla destra. Cerca le luci rosse. Dici le tre ciminiere? Perché proprio lì? Ci ho lavorato 30 anni in quella fabbrica. Poi ho perso il lavoro. E uno scopo. E quando è morta mia moglie, ho perso anche il cuore. Ma i miei uccelli mi hanno ricordato come si vola. Pidgey più di tutti. Mi spiace tanto, Howard. Cosa posso fare? Un'ultima cosa. La vedi la Statua della Libertà? È lì, sulla sinistra. Sì, eccola lì. Osserva. Cosa... Oh, wow. Lo stormo. Devi aiutarmi, Spider-Man. Mi attende un'avventura, finalmente. Ma prima voglio liberare i miei uccellini, perché scoprano il mondo fuori dalla città. Ma sono piccioni? Potresti condurli al nord per me, in un posto tranquillo. Non lo so. Howard, è la tua famiglia. È il momento. Prova a fischiare. Ok, se ne sei certo. Andiamo, uccellini!
ricevuto molte gentilezze. Quando vuoi, Howard! E puoi sempre andare a trovarli! C'è il treno! Deposito i nostri amici e torno subito da te! Howard! Eccoci nella vostra nuova casa. Biggi, a te il comando. Ok, sono esausto. Prenderò il treno. Ora torniamo da Howard. Sentirà già la loro mancanza. Oh no. Howard. Ehi, Spider-Man. Ehi, scusa. Eravamo amici. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Se può consolarti, si è spento serenamente. Sì, è finalmente partito all'avventura con sua moglie. Tranquillo, Howard. Lo stormo è libero. Avanti! Vale. Secondo. No, ma no, per l'amor! Ti hanno imbrattato il negozio. Sì, uno schifo. Poi qualcuno ha deciso di dipingerci sopra. Un vero capolavoro. Una cosa fantastica. I miei affari sono esplosi. No, sbocciati. È davvero magnifico. Se vedi l'artista, ringrazialo per me. Oh, eccola. Puoi farlo di persona. Ehi, signorina, grazie per il suo servizio.
Wow. Sei incredibile, lo sai. Aspetta. Credevo che fossi qui per comprare dei fiori per loro. Chissà se fanno consegne. Ragazzini piace il bouquet sole d'autunno. Qualcosa sta seminando il caos nel vecchio quartiere di Pitt. Non va bene. Signora? Chi sei? Non riconosco la tua voce. Sono Spider-Man? Oh, non mi ero accorto. Alma, piacere di conoscerti. So che le serve aiuto. Sì, c'è un mostro nel mio giardino. Lo sento ogni notte che gratta. Forse è un cane randagio o un topo. Le mie allergie riconoscerebbero un cane a chilometri di distanza. E neppure i topi di New York sono grandi come quel coso. C'è qualcun altro che potrebbe averlo visto? Un familiare, un cane guida? Vivo sola. Nessun familiare, vicino o animale. Sono allergica, ricordi? Non so cosa sia, ma deve sparire. Ok, darò un'occhiata e le farò sapere cosa trovo. Ti prego, non posso permettermi altri danni. Ricevo solo un sussidio. Viscoso. Non sarà un simbionte, vero? Vediamo qui. Composto chimico. Chissà dove mi porta. Dal bosco. Un postaccio in tutte le favole. La pista finisce qui. Cerchiamo in giro. Cosa abbiamo qui? Devasta anche le auto. Ottimo. Ma sta perdendo sangue? Liquido? Bava? Cavolo. Questa roba si rileva per chilometri. Dilania auto come un T-Rex e salta come una tigre. Ottimo!
Devo essere vicino! La creatura sembra muoversi a caso. Dove sta andando? Wow. Forse Genki può aiutarmi. Pronto? Genki? Quel mostro nel Queens è una di quelle belve dei cacciatori. Sembra tranquilla. Per ora. Oh! Una belva dei cacciatori. La hackeriamo? Forse contiene dei dati utili. Ma è... una freccia, quella. Piano. Non ti farà male. Credo. Sei una macchina. Genki! Aiuto! Ok. Ok. In fretta, per favore! Ok. Ok, che hai fatto? Beh, è stata una mossa azzardata. Ho scaricato 10 milioni di video di cani nel suo database di analisi comportamentale. Ma dai, sei un genio! Ma... che ci faccio ora? È pericoloso? Scopriamolo. Qui, bello! Vuoi prendere i barili? Giochiamo! Fagliela vedere! Bravissimo! Proverò ad accedere ai suoi ricordi mentre è distratto. Questi dati sono troppo comodi. Quella freccia appartiene ai cacciatori. Perché danneggiare i loro robot? Addestrarsi. Scopriamolo. Allora, ce l'hai un nome? Designazione F1D0. Fido. Ok. Ti facevo più tipo da killer o furia, ma Fido è meglio. I dati sono salvati su un server. Lo faccio? Quanto ti puoi fidare del tuo antivirus? Quanto basta per scaricare questa registrazione? Togliti di troppo, rottame schifoso! Lei ha tradito Kraven! Sei tu il traditore! Facevo solo il mio lavoro! Ammasso di ferraglia, torna qui! Genki! Devono aver tracciato il nostro accesso! Calma, Fido! Eccuccia! Per favore! Fido! Seduto! Ce l'abbiamo un freno d'emergenza? Non ho accesso ai comandi manuali. Ho preso gli altri. Fa qualcosa! Ha perso il controllo! Direbbe proprio di sì. Pensi sia colpa della registrazione? Ricordi repressi. Brutta roba. È stato il padrone a colpirlo. E ha provato a coprire l'omicidio. Fido! Fermati! Vuoi un croccantino? No, 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 non la chiesa! Eccoti qui. Avrei dovuto smantellarti con un dardo esplosivo. Dai, vieni qui. Non puoi cadere, mani mie. Anche se sei un inutile muccio di rottami. E sei il tizio che voleva uccidere Fido? Non stai bene! Lascia in pace Fido! Ha chiuso con te! La sfidanza! Questa te aspetti! Fido, attacca! Quello era lui. Fido! È passata. Non può più farti del male. Ora togliamoti quella freccia. Sembra troppo profondo. Forza. Bravo, bello. Non sarà rischioso. Ehi, se 10 milioni di tutorial non ti renderanno un bravo cane, dove andremo a finire? Ma tu sei un bravo cane, vero? Ma certo che sì, che è un bravo cane. Per precauzione, comunque, cancellerò completamente la memoria, tranne i video e te. Bella pensata.
Eccoci, problema risolto. Spider-Man? Perché? Eccoci. Io e questo bel cagnone. Oh no, le mie allergie! Tranquilla, prima ha detto di non poter avere un cane guida. Beh, ne ho trovato uno. È un cane, direi. Realizzato in metallo. Molto anallergico. Gli ho anche caricato in memoria centinaia di video di cani guida. Davvero? Non potrei chiedere di meglio. Lo farò addestrare al centro. In questo modo potrò registrarlo regolarmente. Sei stato davvero di grande aiuto. Grazie infinite, Spider-Man. Adios!